Elisabetta. Pronto? Sì, mamma, sì. Sì, sto a quell'appuntamento al buio col ragazzo che ho conosciuto su Instagram, sì. Mamma, ancora? Non voglio uscire col figlio della signora Colella. Lo so, è bello e affascinante, ma oggi è San Valentino. Mi sento che qua posso incontrare la mia anima gemella. Mamma, ancora? Non devi insistere, non voglio uscire col figlio della signora Colella. Perché sto venendo un poco meno nelle denocchie. Mi posso sedere? Ti ho occupato. Senti, ma... ma mica sei Enzo? Sì, sono Enzo. Ma non devi scendere. E tu sei Monica? No, io sono Pascal. Però sei stata brava a capire subito che ero io. Mm. Pure perché sui social non ho messo le mie foto. E lo so, se no mica stavo qua. Senti, ma poi secondo te le devo mettere? Soprattutto se le metto di faccia o di profilo? E spalle, metti le spalle. Io invece, appena ho visto le tue foto, mi si è fermato il cuore. Eppure la crescita. E poi... da vicino sei ancora più bella. Sembri una sirena. Tu sei la mia sirena ed io sono il tuo tritone. Ti ringrazio per la sirena, ma tu sei un bidone. Ho portato qualcosa per fare un picnic romantico di San Valentino. Ho portato da mangiare, da bere, alcolica, analcolico. Tu cosa preferisci? Super alcolico. Hai qualcosa da dimenticare? Sì, staserato. Sai? Avrei voluto portarti in un ristorante, ma io li evito perché sono un po' intollerante ai farinacei. E vabbè, capita. Poi evito i pomodorini perché soffro di diverticoli. Poi sono allergico ai crostacei, alla frutta secca e ai legumi. Niente più. Veramente ci sarebbe anche un piccolo problema di broncoriattività anomala. Poi soffro di tachicardia e c'ho un problema ai reni. Poi sono miope, astigmatica e daltonico. Per il resto tutto a posto. E che è rimasto? Quando proprio mo sei cioè, è finta, stiamo facendo finta. Ho pensato com'è brutto, che schifo si muove. E la broncoriattività. Come e mi succede quando mi emoziono. Mi ha fatto sguaiare il sangue nelle carni. Invece a te ti vendo sana e bella. Ti dispiace? No, no. Però è bello anche quando due persone che si vogliono bene si curano. E vabbè, mi sento mortificato. Guarda, se ti può far piacere, tengo un'unghia incarnita. Che cosa? Tengo un'unghia incarnita. No, non lo dire più, mi fa troppa impressione. Scusami che te lo dico, ma mi fa senso, non ce la faccio, ce la posso mai fare. Niente di meno, tu sei una mole clinica vivente, vuoi dire che ma problema con l'unghia incarnita? Ma stai scendendo a me? Quanto sei? Senti, dimmi una cosa, conosciamoci meglio. Tu che lavoro fai? Sono un estetista. Ah, no, io invece tengo... Accende quattro. No. No, 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 io tengo una madre molto anziana, quindi non posso lavorare perché la devo accudire. Tu a lei. Sai, solo il pensiero, non lo posso sopportare, il pensiero che lei un giorno potesse andare via. Vabbè, può essere una caffè prima tu, Una davo. Aiuto! 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 Allora... Enzo,
me ne devo andare, veramente. No, 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 no. Oh, c'ho un'idea. Sì. Vogliamo fare il viaggio più bello della nostra vita. Sì. Andiamo in Francia. Dove? E a Parigi e tu a Lourdes. Cioè, è stato un piacere pazzo. Devi giocare bene le tue carte. Ma soprattutto, state a corte blef. Non hai capito?